Buongiorno a tutti. Parliamo oggi con Cristina Costarelli, che è la presidente dell'ANP Lazio ed è dirigente scolastica presso il Liceo Scientifico Newton di Roma. Preside Costarelli, con lei parliamo di una novità importante che è contenuta nel contratto nazionale del comparto scuola, cioè precisamente la novità che permetterà alle scuole di svolgere una gran parte delle riunioni non più in presenza, ma a distanza. Anzi, veramente l'articolo del contratto dice che si potranno fare a distanza le riunioni non deliberative. Per le riunioni deliberative bisognerà attendere ancora i criteri del Ministero e ci dovrà essere anche un passaggio di confronto con le organizzazioni sindacali. Lei pensa che questa sia una buona cosa, c'è cioè una novità interessante, può facilitare il lavoro delle scuole? Allora, sì, la novità è di importante rilievo, era un po' anche, come dire, attesa dal mondo della scuola, visto che la DAD ha aperto la strada della distanza. Siamo nell'articolo 44, giusto per contestualizzare un attimo, comma 6, dove si tratta delle attività funzionali all'insegnamento, ex articolo 29, quello che noi conoscevamo come articolo 29 del contratto 2006-2009, e nel 44 adesso c'è questa novità. E c'è il passaggio necessario perché questo avvenga attraverso un regolamento d'istituto, questo insomma possiamo ricordarlo. Le scuole quasi tutte oggi si sono dotate comunque di un regolamento degli organi collegiali a distanza che però certo alla luce della novità contrattuale va comunque rinnovato, ripreso e rideliberato. È una novità importante che sicuramente può facilitare e sicuramente lascia spazio all'autonomia delle scuole. Perché? Perché le scuole in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno in cui hanno adottato in molti casi una modalità mista, possiamo dire, per cui alcuni incontri si sono mantenuti in presenza, altri a distanza, hanno apprezzato la comodità anche di incontri a distanza, facilitano appunto l'efficacia, l'efficienza, non si perdono tempi morti per gli spostamenti e si facilita soprattutto chi vive lontano dalla scuola. Noi sappiamo nelle grandi città c'è il fenomeno del pendolarismo, quindi ha tutta una serie di riscontri positivi. Però è necessario che sia una scelta convinta. Il contratto ci parla di regolamento d'istituto, io aggiungerei anche un passaggio importante attraverso il collegio dei docenti, che in questo caso chiaramente non è competente nella deliberazione di questa scelta, ma è comunque l'organo a cui va chiesto un parere da parte dei dirigenti scolastici, perché è lì che, ecco, si condividono le scelte poi organizzative della scuola, quindi è importante che sì, il regolamento d'istituto che passa attraverso il consiglio d'istituto, ma è importante che ci sia, ecco, una scelta convinta del collegio dei docenti. Quindi è una strada positiva da aprire, chiaramente adesso va vissuta e va, ecco, fatta propria dalle scuole. Ecco, senta, ma ci possono essere dei rischi però in questa nuova modalità? Cioè, che cosa ci potrebbe essere che non va poi per il verso giusto? Sì, ricordiamo che appunto il contratto fa una distinzione tra il fatto che la scelta delle scuole adesso può riferirsi agli organi collegiali che che non comportano aspetti deliberativi, quindi questa è la fase in cui già le scuole possono scegliere. Per la parte deliberativa bisogna attendere i criteri del MIM. E su questo discorso delle deliberazioni ci sono i rischi maggiori e penso che proprio per questo si è scelto di attendere i criteri del Ministero. Perché ad esempio ci possono essere dei rischi nelle delibere sulle persone, nelle delibere che comportano uno scrutinio segreto e quindi lì la scuola deve essere provvista di piattaforme che garantiscano questa segretezza. Quindi in questo passaggio successivo c'è sicuramente una parte da prendere in carico proprio dal punto di vista strumentale. Più in generale diciamo che più che rischi vedrei diciamo, delle modalità di partecipazione che l'organo collegiale a distanza non garantisce, nel senso che a distanza è più facile
comunque anche distrarsi, comunque non partecipare alla riunione con l'attenzione dovuta. È vero che è possibile anche in presenza questo, però la modalità in presenza, io questo lo dico appunto da dirigente perché nel mio collegio dei docenti ne abbiamo parlato proprio a giugno, c'era proprio una forte richiesta di presenza, perché anche la discussione, anche lo scambio di idee in presenza ha una certa possibilità di espressione, a distanza è un po' più difficile garantirla. Forse questa necessità di dibattito, di confronto, di discussione, forse c'è di più in riunioni diverse dal collegio dei docenti, perché molto spesso il collegio dei docenti non è un luogo dove ci sia molto dibattito, anche per un problema di tempi e anche per un problema di numeri Certo. di persone che partecipano, mentre nei gruppi più ristretti forse ci può essere questo rischio, insomma, o no? Sì, mi riferisco, ecco, penso anche lei, immagino si riferisca ad esempio ai consigli di classe, Esatto. consigli di classe con presenza di genitori, di studenti soprattutto, ecco, su questo noi abbiamo avuto proprio una richiesta esplicita da parte degli studenti di essere in presenza, perché lo studente a distanza comunque ha più difficoltà di inserirsi anche in una conversazione tra adulti, quindi proprio per garantire la effettiva collegialità, ad esempio i consigli di classe con presenza delle componenti, genitori e studenti sono, a mio parere, poi chiaro, ogni collegio, ogni scuola fa le proprie scelte, ma da mantenere in presenza. Come anche un altro organo molto delicato è quello, il consiglio di classe in versione nella Certo. formazione di scrutinio. Anche lì si parla di argomenti molto molto delicati e la distanza comunque non garantisce la riservatezza. Questo non dimentichiamolo perché quando Ecco. siamo in connessione può ascoltare chiunque quello che diciamo. Ecco, questo è un problema importante, cioè bisognerà anche fare in modo che le riunioni a distanza garantiscano anche la riservatezza e la normativa sulla privacy. Questo è un aspetto fondamentale, Esatto. direi. Sì, esatto. E qui aggancio un altro tipo di incontro che per esempio noi come scuola, ma molte scuole abbiamo riportato in presenza e sono anche i colloqui, gli incontri scuola-famiglia, il colloquio del genitore per conoscere l'andamento del proprio figlio. Anche lì, io devo dire da parte dei docenti, qui mi sono arrivate delle perplessità nel dire, ma quando io parlo col genitore, ho la certezza che con il genitore non ci sia qualcun altro ad ascoltare. È vero, qui Certo. andiamo sulla fiducia. È chiaro che c'è una normativa sulla privacy che in caso diverso rende perseguibile il genitore, ma non è che quotidianamente possiamo fare questo controllo. La registrazione dell'incontro, è vero, anche lì ormai con lo smartphone si registra anche in presenza, ma la distanza chiaramente lo rende più facile. Quindi ci sono anche questi addentellati di privacy, di riservatezza, che comunque in presenza sono meglio garantiti, questo è innegabile. Tutto questo potrebbe favorire quindi un aumento del contenzioso anche con le famiglie? Sì, da questo punto di vista potrebbe esserci sicuramente, perché appunto il fatto di, diciamo, se le procedure sono serene, è chiaro che non c'è questa paura, però potrebbe, ecco, favorirlo perché, ad esempio, la registrazione di qualcosa che è stato detto, che poi viene contraddetto, magari è stato detto in un certo contesto e viene estrapolato dal contesto. Quindi è chiaro che questa strada si può aprire con questa modalità. Sì. Il rischio di incentivare quindi l'accesso agli studi degli avvocati e dei tribunali, insomma. Sì, diciamo che è già una strada fin troppo aperta e da un certo punto di vista, per esempio, può essere, come dire, alleggerito questo rischio dalla possibilità di registrare, ma a quel punto legalmente, gli incontri, perché Certo. ad esempio nel regolamento d'istituto si può anche, in questo regolamento di cui parla il CCNL, si può anche stabilire che a comune, a decisione all'unanimità dell'organo collegiale, si possa procedere ad una registrazione che a quel punto alleggerisce il rischio di contenzioso, nel senso che lì c'è una registrazione, quindi non dobbiamo dibattere su cosa ho detto io, cosa hai detto tu. Si fa fede, si fa riferimento alla registrazione.
però ovviamente devono essere scelte, puntualizzate, deliberate e contenute nel regolamento d'istituto. Sarà ecco un aspetto da gestire, perché da un lato può essere una garanzia nel ecco, contenere il contenzioso, ma dall'altro può anche essere una strada di apertura. Da un certo punto di vista potrebbe anche essere l'occasione per tutti noi per imparare a gestire meglio, con maggiore responsabilità, questi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, perché ci renderà sicuramente tutti quanti più responsabili. Mi sbaglio? No, credo proprio che sia giusta la sua considerazione. Dobbiamo, ecco, fare questo passaggio noi come adulti educatori, aggiungo anche poi risvolto studenti e alunni, perché chiaramente il nostro utilizzo da adulti poi viene passato anche agli studenti. Adesso, diciamo, siamo in un periodo in cui dall'emergenza sanitaria ci siamo tutti fluidificati nell'utilizzo di questi strumenti. Però manca ancora questo passaggio della responsabilizzazione, anche a livello di partecipazione. Questo lo aggiungo perché la partecipazione attraverso questo mezzo di comunicazione è più difficile, questo anche è un dato oggettivo, l'attenzione. Quindi anche in questo senso la responsabilità, cioè partecipare ad un incontro online con la stessa, ecco, attenzione e immersione anche che avrei in un incontro in presenza, fare questo sforzo, questa responsabilizzazione e non vederla solo come via di alleggerimento, perché poi il rischio è questo, che l'incontro a distanza sia visto come una comodità. Non è questo, è uno strumento alternativo, ma che ci impegna ugualmente nella partecipazione. Senta, ancora l'ultimissima domanda e poi chiudiamo. Ovviamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il momento è soltanto una ipotesi di accordo, quindi per attivare tutta la procedura è bene aspettare che il contratto venga firmato in via definitiva. Quindi avremo un po' questa fase, diciamo, di interregno fra settembre e ottobre, quando il contratto collettivo non sarà ancora firmato in via definitiva. È giusto questo? Cioè, quindi è Certo. bene prestare attenzione anche a questo aspetto? Sicuramente CCNL appunto è ancora ipotesi, quindi nulla ancora può essere avviato in via formale. Diciamo che possiamo approfittare di questo interregno in qualche modo per fare le giuste riflessioni, per arrivare, ecco, magari con qualche mese di ritardo, tra virgolette, rispetto all'avvio dell'anno, ma con una, ecco, condivisione scelta più matura. Onestamente, quello che penso sia la strada migliore da perseguire è sempre di immaginare una modalità mista. Io vedo questa come strada del futuro, perché portare tutto a distanza non credo Certo. che sia la strada giusta. Quindi trovare in ciascuna scuola la via giusta per gestire questa novità contrattuale. Bene, grazie a Cristina Costarelli per le sue osservazioni, per le sue considerazioni e ovviamente ormai visto che siamo quasi alla metà di agosto e non ci resta che augurarci anche un buon avvio di anno scolastico, perché oramai il nuovo anno scolastico è alle porte, insomma. Quindi Esatto. grazie, grazie e auguri di buon anno. Grazie.